Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con un nuovo video sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi, come potete ben vedere, vi porto Baby Gotenks. Allora, è un pochino inquietante, lo ammetto, però per il resto è dotato di tecniche veramente interessanti. Allora, prima di cominciare vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, direi di andarlo a provare adesso, subito in modalità foto. Lo proviamo. Ma perché no? Al palazzo del... anzi, nella stanza dello spirito del tempo. Ok. Questa è la mod, di per sé è, diciamo, ben fatta, dai, perché non... sinceramente non mi dispiace, anche se devo dire che, come dicevo prima, è un po' inquietante. Allora, il moveset abbiamo quadrato, triangolo, quadrato e triangolo, la presa. Sembra il moveset dei Saiyan, forse mi sbaglio. Allora, le tecniche. Il personaggio che la skin che sto usando adesso ha Kamehameha dirompente vendicativa, il lampo finale vendicativo e la ciambella galattica vendicativa. Questa è la Kamehameha dirompente vendicativa, il lampo finale vendicativo e la ciambella galattica vendicativa. La carica massima. Come tecniche finali ha il colpo malvagio e il cannone distruttore oscuro della vendetta. Allora, questo era il colpo malvagio e ora il cannone distruttore oscuro della vendetta, amici. Vediamo una cosa. Niente, non sta aprendo la bocca, quindi... va bene, dai. Il raggio però è davvero bello. Bon, poi ovviamente ha le trasformazioni che andiamo a vedere adesso per ordine. Vediamo di utilizzare un po' di aura. Allora, Baby Villain Form. Poi l'altra skin esteticamente e in moveset è praticamente identica all'altra, cambiano solo alcune tecniche come lo schianto del meteorite, il raggio della morte istantaneo, l'attacco vendicativo del fantasma kamikaze e la carica massima.
il super pugno vendicativo con Kamehameha. Che poi alla fine la Black Kamehameha o la Super... No, no, Black Kamehameha Rose. Non lo so, mi sto confondendo con le due forse. Allora, dicevo che volevo farvi vedere il Super... cioè, Baby Villain Form 2. Come vedete è praticamente identica alla prima versione. Non cambia proprio niente, amici. Gli attacchi finali abbiamo ha già fatto il super pugno vendicativo con Kamehameha e il super attacco vendicativo del fantasma Kamikaze. Ok, buon. E lo scudo di forza oscuro. Cosa che con l'altra skin non vi ho fatto vedere. E invece questa è la prima skin al colpo di rottura. Ok, posso passare all'ultima skin. Allora, come vi dicevo prima, le trasformazioni sono tutte le stesse, cambiano solo alcune tecniche. Allora, per esempio, questo ha l'esplosione dell'aura. La trasmissione, istantanea. Il proiettile vendicativo finale e l'impeto dell'oscurità, oltre all'urlo furioso oscuro. È troppo distante. Ok. Magari però... L'avrà colpito? Boh. Stavolta mi sa proprio di sì. Bella però. Ok, possiamo passare ai combattimenti veri e propri allora. Allora, selezioniamo il nostro Baby Gotenks e con lui direi di affrontare praticamente tutti quanti, dai. Potremmo affrontare per primo Junior. E lo affrontiamo direttamente al Palazzo del Supremo. Cominciamo. L'ho preso in pieno. Perché scappi? Oh, questa l'ho sentita. Ok.
Mi ha colpito lo stesso. Ok. Volevo provare con la ciambella galattica, ma adesso non si sa perché ha cominciato ad attaccare. Preso! Ho sbagliato. Junior, vieni, vieni. E dai. Ho sbagliato, porca vacca. No. Troppo tardi, porca miseria. Vediamo se riesco a concludere. Mio, ciao ciao! No! Non so come, ma è riuscito a schivare l'attacco! Non è possibile! Ma dai! Ho paura che finirà in un pareggio. Cioè in un pareggio, una mia vittoria, però. Magari se attaccassi un po' prima. Cavolo, gli mancava uno di vita, uno di vita. Vabbè. Comunque abbiamo dimostrato la nostra superiorità su Junior, ovviamente. Ora, ovviamente, nell'aiuto di Junior arriverà un nuovo alleato. Noi nel frattempo selezioniamo la seconda skin di Baby Gotenks e contro di noi arriva Gohan. Possiamo metterlo, sì, questo di Dragon Ball Super, dai. Bokugaiteda! E lo affrontiamo ad un santuario di Dio un po' distrutto però. Colpito in pieno. Ok. Dove va quel fantasma? Ok, Gohan. Beh, sai fare sicuramente più di Junior. Ma no! Fantasmini inutili! Versione 2. E ti piace far staccare a me di rompente, eh? Prendi questa Gohan.
fermasse anche lui, invece niente. Colpite, ragazzi. Oh, però la sua Kamehameha mi aveva colpito in pieno, eh. E anche Gohan è al tappeto. Ora faremo l'ultimo combattimento. Potremmo combattere contro... se lo trovo. Potremmo sì contro Veget, ma... Yosha! Con lui però andiamo a combattere qui all'arcipelago. Ci spostiamo, dai. Ci trasformeremo fino al terzo livello. Bravo. Questa non me l'aspettavo. Preso in pieno, ok. Mi trasformate in Super Saiyan. Ci mena un po'. Ma no, Veget. Beh, ci saranno comunque più filo da torcere di Gon e Inno messi insieme. Farà male. Beh, pensavo peggio. Se c'è una cosa che ci manca, quella è proprio il vigore. Prendi questo, Veget. No, praticamente nullo il danno. Bravo. Preso in pieno. Ok. Bisogna concludere, 9 secondi. Ci posso credere. Va bene, so che sono difficili da fare, quindi... Contento no minasan, mo Hero Crossiamo wa hajimeta kashira?
最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超フィギュアバトル。あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま。組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。Ok amici, siamo giunti alla conclusione di questo episodio, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare, scusate, la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao e grazie!